C'è un errore di fondo. Quando si inizia un rapporto di coppia si possono porre delle basi pericolosissime, soprattutto quando si dice uno all'altro tu mi fai felice. Non è un'affermazione, ma una richiesta pesantissima, quasi ricattatoria. Proprio perché tu mi fai felice. È una cosa irrealizzabile. Ognuno è responsabile della propria felicità e infelicità e può essere in certi momenti ogni persona felice o infelice a seconda delle contingenze. Ma se si va su queste basi, tu mi fai felice, è un attimo switchare, come si dice, passare. Oltrepassare la staccionata, superare un confine mediante il quale l'altro viene trasformato in chi ti fa infelice. Noi passiamo, sentiamo un periodo della nostra vita di insoddisfazione fuori dalla coppia. Imputiamo all'altro le nostre difficoltà esistenziali. Questo è devastante. È devastante, non è corretto, è una manipolazione dell'altro e si finisce per accusarsi a vicenda delle proprie incapacità di gestire la propria vita. Insieme si possono passare delle bellissime esperienze, si può avere l'ambizione di far star bene e di far passare dei momenti di felicità alla persona a cui vogliamo bene, che diciamo di amare, ma non amiamo questa persona se gli chiediamo di farci felici, perché è una questione soggettiva. Per cui si può condividere un momento di felicità insieme alla persona con cui stiamo. Questo è fondamentale tenerlo presente da subito, perché sennò si mischiano le cose, il sentimento diventa un sentimento misto esplosivo, perché tu mi fai felice. È un attimo dire tu mi fai infelice. E questo è da tenere presente, è da tenere molto presente, perché poi dietro tutto questo c'è l'idea del possesso. L'amore è ognuno è libero di stare con l'altro nel momento in cui questa volontà è reciproca, si sta assieme, volentieri, ed è una cosa bellissima. Se una persona poi decide di non percorrere più la stessa strada dell'altro, prenderà altre strade. Gli si dice grazie, perché nessuno è proprietario dell'altro. Per cui questo sarebbe da andare a insegnare nelle scuole da subito. L'idea del possesso e l'idea della condivisione, l'idea della responsabilità o la dinamica della colpa. Un mondo vissuto nell'adultità, adulto con adulto, se no siamo nel genitore bambino, uno che accusa e l'altro che si sente in colpa. Ok, alla prossima. Ciao ragazzi.